Prima di iniziare il video vi rubo un secondo. Se state cercando un fantacalcio in inglese che possa garantirvi premi incredibili, come vedete in sovraimpressione, vi invito a seguire il link che trovate qui sotto in descrizione. Scegliete Serie A Fantasy. Fatemi sapere se siete interessati a qualcosa del genere e appunto divertitevi, create la lega, comprate i calciatori, è tempo di fantacalcio. Serie A Fantasy e premi incredibili. Ciao amici, eccoci qua, meno 12. Iniziamo con il countdown perché essendo oggi il 3 di agosto e giocando la Juventus il 15, meno 12. Iniziamo a monitorare questa scadenza perché l'appuntamento non è importante di più, e lo dico in funzione di quelle che sono state le prime 4 giornate di campionato della Juventus dell'anno scorso. Io quest'anno non posso accettare una Juventus che parte nuovamente male. Le prime 4 giornate di quest'anno sono abbastanza abbordabili, decisamente più abbordabili rispetto alle prime 4 dell'anno scorso, ma soprattutto la Juventus è chiamata a riscattare una stagione veramente deludente. Stavo pensando proprio ieri sera, perché dato che domani sarò a Villar Perosa e avevo preso i biglietti anche per la mia fidanzata, ma lei non sapeva effettivamente dove sarebbe stata portata, le ho spiegato che cos'era Villar Perosa. E tutte le volte che andavo a cercare i video di Villar Perosa per farle vedere, farle capire che è una specie di festa, vedevo tutti i giocatori della Juventus entrare trionfanti in campo per fare il giro del campo con tutti i trofei vinti nella passata stagione. Ecco. E immaginare che quest'anno la parata di Villar Perosa sarà povera, perché non ci sarà nemmeno un trofeo da esibire, non ci sarà niente da festeggiare rispetto all'ultima stagione, dovrebbe darci ancora più rabbia. E spero che questo possa essere uno dei tasti toccati poi da Agnelli, dato che ci sarà il classico discorso del presidente prima di iniziare la partitella. E quindi sono curioso di vedere se i ragazzi riusciranno a trovare anche uno stimolo all'interno di questa sconfitta bruciante che è stata l'ultima stagione. Meno 12 significa anche cercare di capire poi quante partite salterà Paul Pogba, perché Gazzetta dello Sport dice torna a settembre con la Salernitana. E ieri, ragazzi, ne ho parlato velocemente, ma perché la notizia era appena venuta fuori, c'era poco da dire. Pogba ha scelto la via senza operazione e starà fuori 5 settimane. Questa cosa per forza ha creato malumori, per forza ha creato delle fazioni. Però io, ragazzi, nella mia ignoranza ragiono sempre seguendo quello che le persone sanno fare, e cioè se Pogba, su consiglio di medici, fisioterapisti, chirurgi o chirurghi, non so come si dica, ha scelto questa via, è perché questa è stata una delle vie percorribili. Non significa che si opererà subito dopo il mondiale. Può essere, come no, è un'opportunità. Magari qualcuno lo può pensare, certo, ma è una considerazione strettamente personale. Soltanto Pogba sa che cosa farà dopo il mondiale. Questa via è stata scelta per salvaguardare il mondiale di Pogba? Certo, indubbiamente, perché Pogba con l'operazione grossa il mondiale lo saltava e fine. E quindi sicuramente Pogba, nell'analizzare le alternative che gli sono state sottoposte, avrà preso in seria considerazione anche il mondiale. Non sto dicendo questo, assolutamente, ci avrà pensato. Qualcuno dice ci ha perso la Juve. Beh, sinceramente, ragazzi, pensare di avere Pogba fuori 5 settimane o Pogba fuori 4-5 mesi, per quanto mi riguarda, sempre nella mia ignoranza, nella mia stupidità, preferisco averlo fuori 5 settimane. Poi qualcuno mi dirà sì, però non è detto che Pogba guarirà con le 5 settimane contro i 5 mesi di stop. E qui sono d'accordo con voi, perché io sono altamente preoccupato, ho timore. E infatti ieri sera ho iniziato a dirvi: ma di cosa stiamo parlando? Com'è possibile che poi alla fine nemmeno si opera? Cioè, eravamo già partiti con l'idea: oddio, lo perdiamo un mese, due mesi, tre mesi, cinque mesi, non lo vediamo più, stagione finita, è morto. Alla fine sta fuori 5 settimane, che si fa un po' di palestra e un po' di piscina e qualche esercizietto e qualche terapia. È ovvio che c'è una linea sottile tra queste due cose, e io sono molto preoccupato, perché davvero se c'è un problema, e se c'è un problema che può richiedere addirittura un'operazione con uno stop fino a 5 mesi, significa che questo problema non è da sottovalutare. Però dall'altra parte penso che se gliel'hanno fatta fare, e spero che non sia un medico incompetente, perché io che diritto ho
di considerare incompetente un medico, un professionista che espone a un calciatore, uno dei più importanti a livello mondiale, un certo tipo di trattamento per uscire da un infortunio. Io, sarebbe folle che Luca Toselli si possa permettere di dire Pogba ha sbagliato perché doveva operarsi, perché il medico ha sbagliato la diagnosi. Non ho mai visitato Paul Pogba, non ho una laurea o una formazione medica, e quindi secondo quali basi io lo posso dire? Io posso limitarmi a dire, se poi si opera dopo il mondiale, che è una delle ipotesi, allora mi girano le balle, perché significa che veramente si sta dando assoluta priorità alla nazionale piuttosto che alla stagione della Juve, che dopo il mondiale la stagione della Juventus inizierà a entrare nel vivo, sarà a metà, sarà infuocata, e lì mi disturberebbe non poco. Poi è ovvio che se durante il mondiale subisce un altro infortunio, ma qua stiamo parlando del niente, cioè ci rendiamo conto che stiamo parlando del niente. Poi vogliamo far passare al 100% il messaggio che Pogba si opererà dopo il mondiale, facciamolo ragazzi, però stiamo facendo disinformazione. Cioè stiamo basando una nostra interpretazione su una notizia certa, la stiamo spacciando per tale, e non è così. Quindi secondo me la lettura più corretta è, ha scelto questa strada, significa che questa strada dei dottori che ha interpellato l'hanno considerata idonea, congrua per la risoluzione del problema. Si opera dopo il mondiale, si opera quest'estate, e lì dipenderà dalle condizioni con le quali Pogba arriverà a quel momento dopo il mondiale. Poi magari queste 5 settimane non sono sufficienti e dicono Pogba hai buttato via 5 settimane, ti dobbiamo operare, stai fuori altri due mesi e salta il mondiale comunque. Cioè la strada secondo me è rischiosa, perché non ve lo nascondo, la strada è rischiosa, però non ho delle basi io il tifoso non ce le ha le basi su cui discutere questa cosa. Stiamo parlando di medicina, non ce le abbiamo, non stiamo parlando di oh secondo me Pogba è meglio mezzala di sinistra piuttosto che mezzala di destra davanti alla difesa o trequartista. Cioè non è questo il discorso, che è una preferenza soggettiva di quello che si vede in campo. Stiamo parlando di un ginocchio, di un'operazione o della terapia a un ginocchio. A me sembra folle, cioè mi sembra letteralmente una follia dover dire una roba del genere, ma ho già visto che a quanto pare sono tutti dottori, hanno tutti visitato Pogba e quindi tutti avevano la strada giusta da illustrare a Pogba, e che lui poi ha scelto quella sbagliata. Sarò matto io, non so che cosa devo dirvi. Dall'altra parte Rugani, ancora questa trattativa aperta, quindi significa che c'è davvero qualcosa, l'ha ribadito Fabiana, ieri sera addirittura Romeo ha aggiunto un pezzettino, cioè che il Galatasaray ha fatto un'offerta che non ha soddisfatto del tutto la Juventus, quindi probabilmente quell'offerta da 10 milioni di euro, che a me sembrava veramente fantastica, non era reale, a meno che la Juve non voglia più di 10 milioni di euro per Rugani, il che, devo dire la verità, andrebbe a stupire, però no, penso che il Galatasaray possa aver fatto un'offerta abbastanza bassa. Tra l'altro Galatasaray che è interessato anche a Torreira dell'Arsenal, che abbiamo visto la Fiorentina nell'ultima stagione, e a Mertens che è svincolato. Oggi la Gazzetta dice Mertens ha rifiutato 5 milioni della Juve. Ieri siamo passati da idea Mertens a già la Juve che ha fatto l'offerta di 5 milioni, Mertens che l'ha rifiutata. Ma quanto è bello il calciomercato, perché veramente anche delle firme autorevoli come la Udisa, poi vabbè, lasciamo stare perché poi non si capiscono certe cose. Cioè ieri l'idea della Juve per Mertens, poi c'è già l'offerta di 5 milioni, c'è già il rifiuto di Mertens che poi magari va a giocare al Galatasaray per 3, fantastico, perché Mertens non voleva tradire il Napoli, ovviamente la motivazione è sempre quella, no? Si fa poi presto dopo mettere insieme le cose. Ogni tanto rido di fronte a queste cose. Ad ogni modo Rugani da tenere assolutamente monitorato, perché è un giocatore che potrebbe uscire, quindi qua poi si aprirebbe uno spiraglio mica piccolo per la Juventus per sistemare la retroguardia e aggiungere un centrale. Sono sempre di quella, speriamo non sia Acerbi. Ma ieri sera Romeo è tornato in grande stile dicendo pure che la Juventus è su Kostic. È tornata su Kostic perché l'infortunio di Pogba apre nuovamente la strada al 4-4-2 e quindi Kostic potrebbe essere quell'esterno di sinistra che la Juventus può ficcare all'interno di questo modulo, dato che lì abbiamo un grosso buco. Ecco, se stiamo parlando di giocare 4-4-2, quindi Kostic da una parte, Di Maria dall'altra e Vlahovic punta ed eventualmente un giocatore sotto punta, allora vi dico sì, Kostic ha assolutamente senso. Se stiamo parlando di giocare 4-3-3, se facciamo la solita scalata che ha sempre fatto Allegri, Kostic diventa un giocatore abbastanza fuori ruolo, diciamo così, perché
poi dovrebbe rimanere alto, non ha senso, però in caso di 4-4-2, quindi per dare una possibilità in più alla Juventus, ci sta, e aggiungo che Kostic dà la possibilità anche di giocare a 3, eventualmente, perché Kostic può fare tutta la fascia, un po' come faceva Perisic con l'Inter nelle ultime stagioni, non è esattamente un'ala offensiva, è un giocatore adattato tra centrocampo, si fa tutto il campo in quella posizione lì, quindi vediamo, perché il nome di Kostic sembrava già interessante inizio mercato, giocatore in scadenza, giocatore non più giovanissimo, ma che ha una valutazione di mercato anche abbastanza bassa per via dell'età e per via dell'ultimo anno rimanente, giocatore che ha vinto l'Europa League l'anno scorso e che è stato anche decisivo nel cammino, e quindi vediamo che cosa succede. Tra l'altro su Kostic c'era un po' il West Ham, c'era un po' l'Inter, è un giocatore che da tanto tempo sembra aspettare la Juventus, se la Juventus vorrà chiudere penso che non ci saranno particolari problemi, aspettiamo, qualcosa serve, perché il video è iniziato in un modo e finisce sempre lo stesso. Mancano 12 giorni.